Oggi è il compleanno della mia migliore amica. Stasera andremo a festeggiare, andrò alla sua festa di compleanno e sto girando questo video per mostrarvi un outfit sicuramente adatto ad un'occasione importante, ad una festa, un compleanno. Partiamo dal make-up. Ovviamente mi sono disegnata le sopracciglia perché se mi seguite da un po' sapete che mi mancano e quindi le ho disegnate. Stavolta ho utilizzato un ombretto sui toni del nero, quindi non ho usato una matita per sopracciglia. Per quanto riguarda gli occhi, ho creato una sfumatura con un ombretto bianco, grigio e nero nella parte finale. Non ho utilizzato l'eyeliner, ma nella rima infraccigliare ho utilizzato un ombretto nero e ho creato una linea molto molto sottile. Invece sulle labbra ho deciso di utilizzare un rossetto rosa Barbie, quasi un rosa confetto molto femminile. I capelli, come sempre, li ho piastrati, però ho voluto dare quel tocco originale piastrandoli verso l'esterno, soprattutto sulle lunghezze e sulle punte, così da dare quell'effetto piega appena fatta. Ovviamente anche il ciuffo l'ho piastrato verso l'esterno perché mi andava sempre sulla faccia e mi dava tantissimo fastidio, e durante la serata non è che posso stare sempre a toccarmi i capelli, è una cosa che mi dà abbastanza fastidio. Ho cercato di piastrare verso l'esterno anche lui. Vi mostro gli accessori che ho scelto per questa serata importante. In questo caso sono due braccialetti. Il primo è questo qui sbrilluccicoso nero con queste pietruzze che fa pandan con il vestito nero, e il secondo mi fa ridere come cosa, perché è un braccialetto con il mio nome. Eccolo qui, anche questo luccica, perché alla pizzata, perché sarà una pizzata, ci saranno anche persone che non conosco. Quindi ci ho pensato su, c'è una cosa abbastanza carina leggere direttamente il nome di una persona, così magari uno evita le solite figure che si fanno quando uno non si ricorda il nome di una persona o vuole chiamare qualcuno. Invece c'è direttamente il mio nome qui sul polso e uno può buttare l'occhio. Arriviamo alle unghiette, le ho fatte ieri, ho sperimentato una nuova forma, ho cercato di farle a mandorla. Io di solito restavo sempre su una forma quadrata o arrotondata. Ieri ho voluto sperimentare un po' di più e l'effetto è questo. Ho scelto un bel colore rosso acceso e ho cercato di mantenerle più lunghe possibile perché stasera voglio proprio che si notino. Il vestito nero di cui vi parlavo è questo nero a tubino, molto elegante con questi dettagli in oro. Non è molto scollato, mi fa sentire a mio agio e il bello è che mi trattiene tutte le curve perché sono fatta a pera, sono piccolina sopra e sotto, dopo i fianchi, boom! Però comunque non fa vedere molto i difetti e mi sento molto a mio agio. Queste sono le scarpe nere con i dettagli sempre in oro come il vestito, con questi tacchi altissimi, chissà come farò camminare. Posso anche indossare un giubbottino in pelle come questo. Eccolo qui, si sa, il nero è un colore molto elegante ed il look è finito, l'outfit è completo. Ok, il regalo di Paola è pronto, ora scendo e vado in pizzeria. Se questo video vi è piaciuto, lasciate un pollice in su, commentate e iscrivetevi al canale. Un bacino a tutti voi, ciao! Al prossimo video!